Luigi Sturzo nacque a Caltagirone, in provincia di Catania, il 26 novembre 1871. In casa da ragazzo sentiva parlare spesso da suo padre del patriota siciliano Vito Donde Sreggio e seguiva con passione le polemiche suscitate dalla veemenza di padre Gioacchino Ventura, il grande oratore e scrittore neoguelfo. Quando entrò nel seminario di Noto, gli era difficile sottrarsi alla suggestione della poesia epica di Mario Rapisardi, che si richiamava ai grandi temi della riscossa delle plebi rurali da sofferenze e ingiustizie secolari. In alcuni curiosi versi giovanili di Sturzo, seminarista, troviamo appunto accenti e risonanze di poesia rapisardiana. Già e rompono. Ecco il grido di plebe oppressa, misera, sonar di lido in lido. Si trasferisce poi nel seminario di Caltagirone e nel 1894 viene ordinato sacerdote. In questi anni Sturzo pensava di dedicarsi agli studi filosofici, alla sociologia, ma alcuni fatti dovevano determinare in lui una diversa vocazione. Erano scoppiati nell'isola i moti dei fasci siciliani, una sommossa popolare alla quale partecipavano ceti diversi, piccoli e medi proprietari agricoli impoveriti dalle tasse, commercianti, operai e soprattutto gli zolfatari delle miniere, la categoria più sfruttata e sottoposta a condizioni di lavoro indegne. Nell'inferno delle miniere lavoravano molti ragazzi, nudi e denutriti, per 10-12 ore al giorno dovevano portare alla superficie massi e pesi micidiali. Ai moti partecipavano anche i braccianti agricoli della pianura di Catania. I manifestanti, così leggiamo nelle cronache del tempo, si spingono fin sotto le baionette delle truppe. Le truppe fanno fuoco. Nella strada rimangono i corpi irrigiditi di tanta povera gente. Già nel 1891, il pontefice Leone XIII, nella celebre enciclica Rerum Novarum, aveva severamente ammonito i padroni a non abusare dell'uomo come di cosa a scopo di guadagno. Si ricordino i capitalisti e i padroni, aveva detto il Papa, che né le divine né le umane leggi permettono di trafficare sulla miseria del prossimo. Sturzo sceglie dunque la via delle lotte sociali. Entra nel Movimento Democratico Cristiano e organizza subito le rivendicazioni contadine. Fonda nella sua terra siciliana comitati cattolici, cooperative di credito e di lavoro, casse rurali. In uno dei suoi primi discorsi dice: «Signori, i tempi sono mutati. Non è più l'aristocrazia che comanda. Non reggono gli stati i re assoluti. Non stanno a lato dei governanti i ministri ecclesiastici. Invece di rimpiangere inutilmente i tempi passati, cerchiamo di indirizzare per una via migliore i tempi presenti». Nel 1897 Luigi Sturzo fonda a Caltagirone un giornale dall'aspetto modesto, La Croce di Costantino, che oggi è considerato una fonte importante per la storia del movimento cattolico. Contemporaneamente si diffondevano in Sicilia altri giornali, per lo più di orientamento democratico cristiano, che testimoniavano il risveglio delle forze cattoliche. In quei tempi di acceso anticlericalismo, anche la Croce di Costantino dovette subire non pochi sequestri. Il presidente del Consiglio di Rudinì, inoltre, aveva proprio allora conferito ai prefetti la facoltà di sciogliere per attività sovversiva i comitati cattolici. Il 24 ottobre del 1897, anche Luigi Sturzo viene denunciato dalla polizia con l'accusa di promuovere riunioni con intento sedizioso. Nel 1898, altre tragiche giornate. A Milano, il generale Bava Beccaris spara sulla folla e i tumulti si estendono in tutto il paese. Le ragioni della rivolta sono da ricercare nella crisi economica, nella disoccupazione, nelle tasse, nel rincaro del prezzo del pane. Nella città lombarda, il popolo innalza le barricate con tram, carri, masserizie. Dal suo giornale, Luigi Sturzo denuncia aspramente gli abusi delle autorità e le sanguinose repressioni. Alla monarchia rivolge con fermezza il monito a non contare sulla forza e a non mettersi contro il popolo.
I giornali di opposizione, tra i quali l'Osservatore Cattolico, vengono sequestrati e sospesi. Assieme con Turati e Anna Kulishoff viene arrestato e processato anche Don Davide Albertario. Nel 1900, quando a Monza viene ucciso Umberto I, Don Sturzo ricorda ai borghesi moderati che sarebbe un errore per spirito di rivalsa imboccare la strada della soppressione della libertà. Succede con il primo ministro Giolitti un periodo più disteso, durante il quale Sturzo concentra la sua azione nella difesa delle autonomie comunali e nella maturazione politica dei cattolici contro le tentazioni clerico-moderate. Dal 1905 al 1920, come prosindaco di Caltagirone, applica concretamente i suoi principi sulla vitalità organica del comune come ente naturale anteriore allo Stato. Provvede a moralizzare la vita locale, sfidando le minacce della mafia. Rinnova il paese, guida un gruppo consiliare disciplinatissimo e provoca naturalmente infinite polemiche. Viene preso di mira dai giornali umoristici e suscita i risentimenti dei gruppi che si sentivano colpiti dalla sua politica amministrativa e soprattutto dai criteri tributari secondo i quali, come diceva Sturzo, chi più ha, più deve pagare. Il primo dopoguerra è tormentato in Italia da continue agitazioni, in cui si confondono spinte rivoluzionarie e molte delusioni per l'abbandono delle promesse che erano state fatte ai soldati che combattevano nelle trincee. Un acuto malessere si diffondeva in tutti gli strati attivi del paese. Gli scioperi si moltiplicavano, mentre cresceva l'allarme per l'incessante aumento del costo della vita. Entrano in sciopero tra il 1919 e il 1920 i metalmeccanici del Nord, i braccianti agricoli del Novarese e del Pavese, i tipografi di Roma e Parma, gli operai tessili di Como. Sono scioperi economici, ma che si prestano anche ad essere manovrati con fini politici. È poi la volta dei ferrovieri. I sindacati bianchi, ossia guidati da cattolici, riescono a strappare alcune concessioni, ma sono soggetti a ostilità e rappresaglie da parte di quelli rossi, vale a dire socialisti. È in questo clima che a Roma, la sera del 18 gennaio del 1919, in una stanza dell'albergo Santa Chiara, nei pressi del Pantheon, una commissione composta da Luigi Sturzo e da alcuni dei maggiori esponenti del movimento cattolico redige e diffonde l'appello al paese, diretto a tutti gli uomini liberi e forti, e il programma di un nuovo partito, il Partito Popolare Italiano. Il partito, che si presentava con carattere aconfessionale, democratico, antitrasformista, sosteneva la libertà di insegnamento, una efficace legislazione sociale, la riforma agraria, il decentramento amministrativo, la riforma tributaria ed elettorale con l'introduzione del sistema proporzionale, il voto alle donne e la tutela dell'emigrazione. Nella campagna elettorale del novembre 1919, il Partito Popolare si batte con un preciso programma e una fisionomia ormai bene individuata, secondo le indicazioni di Sturzo approvate nel primo congresso di Bologna, e ottiene un successo inaspettato. I popolari conquistano infatti 100 seggi, con oltre il 20% dei voti. Partecipano al governo nel corso del ministero Giolitti, intervenendo direttamente nelle più importanti questioni sociali. La prepotenza fascista, favorita dalla collusione con le autorità pubbliche e con le forze armate, si diffonde e si impone nel paese. In Parlamento, il Partito Popolare di Don Sturzo propone un accordo con i socialisti per formare un governo antifascista destinato a sostituire quello molto arrendevole dell'onorevole Facta. Già nel congresso di Venezia del 1921, i popolari avevano discusso il problema della collaborazione con gli altri partiti democratici, ma proprio il grande patrono della politica italiana di allora, Giolitti, rifiutava l'ipotesi di una coalizione tra cattolici, liberali e socialisti. La via, insomma, era aperta al fascismo. Contrariamente al parere di Sturzo, la maggioranza del gruppo parlamentare popolare decide di tentare la collaborazione. La monarchia aveva dato il suo avallo ufficiale alla marcia su Roma.
il re stesso aveva conferito a Mussolini l'incarico di formare il governo. I timori che Sturzo andava da anni manifestando si erano avverati. La collaborazione con il primo governo Mussolini dura pochi mesi. Nell'aprile del 1923, nel Congresso Nazionale di Torino, il Partito Popolare afferma la sua vocazione antifascista e rompe ogni rapporto con Mussolini. Il discorso di Sturzo a Torino è definito dal Popolo d'Italia il discorso di un nemico. Da questo momento il Partito Popolare passa all'opposizione. Con le elezioni del 1924, che si svolgono all'insegna della violenza, diventa il più forte dei partiti democratici antifascisti. Nel giugno del 1924, poco dopo le elezioni, il deputato socialista Matteotti aveva denunciato alla Camera i brogli e le violenze fasciste. Viene sequestrato e ucciso da sicari del regime. Un'ondata di profonda commozione si diffonde per tutto il paese e per un momento l'edificio fascista sembra scricchiolare dalle fondamenta. La stampa del Partito Popolare denuncia energicamente l'orribile delitto e Sturzo, con i suoi compagni di partito Donati, Ferrari, De Gasperi, Gronchi, si affianca ai partiti dell'opposizione nella dura protesta. Ma il regime reagisce. Nell'ottobre del 1924 Sturzo abbandona l'Italia, dopo 30 anni di lotta e di impegno per la libertà e la democrazia. Si reca a Londra, da dove continua a mantenersi in rapporto con il suo successore De Gasperi e con gli altri dirigenti del Partito Popolare. Nel giugno del 1925 si riunisce a Torino l'ultimo congresso del partito, che l'anno dopo verrà sciolto da autorità. Nell'ultimo messaggio alla superstite pattuglia popolare, Sturzo scrive: «Mentre nella lotta per le libertà sociali, amministrative, economiche, scolastiche e religiose, in confronto a socialisti e demoliberali, vi era un terreno comune sul quale poter lottare, cioè il terreno dell'eguaglianza nell'esercizio dei diritti politici, questo terreno manca del tutto nella lotta contro i fascisti». Anche durante l'esilio, in realtà, Sturzo non interrompe mai la sua battaglia per la libertà in Italia. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale si trasferisce da Londra a Nuova York. Invita più volte gli alleati a distinguere il popolo italiano dal regime fascista e a non pretendere una pace punitiva. Nell'aprile del 1943 scrive: «Il popolo italiano dovrà essere certo che non avrà da fare con un fascismo di riserva, che dopo l'occupazione alleata lo tiranneggi più o meno come quello attuale. Appoggia la resistenza e ne illustra e valorizza presso gli alleati i contenuti civili, politici e morali, invocando sempre una maggiore comprensione verso quell'Italia che egli ama con profonda dedizione». Ritorna in patria nel settembre del 1946. Amici vecchi e nuovi che hanno seguito la sua battaglia accolgono con affettuoso rispetto a Roma il venerando combattente dell'antifascismo. Si ritira a vivere in due stanzette nel convento delle Canossiane. Sono il suo rifugio e il laboratorio delle sue ultime attività politiche e giornalistiche, che egli svolge questa volta non come capo di un partito, ma come maestro e interprete di libertà e giustizia, secondo la sua concezione dello Stato sociale, fondato sui principi democratici e cristiani.